La galleria di base del San Gottardo, il principale collegamento ferroviario tra Svizzera e Italia, riapre dopo più di un anno dalla chiusura. Il 10 agosto 2023, mentre viaggiava da Chiasso a Basilea, un treno merci delle Ferrovie Federali Svizzere era deragliato in seguito alla rottura di una ruota, andandosi a schiantare contro la porta che separa il tunnel occidentale da quello orientale. Allein die Bergung des Unfallzuges und die Räumung der Unfallstelle hat mehrere Wochen in Anspruch genommen. Anschließend mussten sämtliche Materialien in diesen Tunnel gebracht werden. Es herrschen Temperaturen von fast 40 Grad im Gotthard-Basistunnel. Zum Schutz der Arbeitenden mussten Vorkehrungen getroffen werden. La Galleria del San Gottardo è il tunnel ferroviario più lungo del mondo e si estende per 57 chilometri sotto le Alpi svizzere. L'anno scorso le Ferrovie Federali Svizzere avevano stimato che la riparazione dei danni sarebbe costata circa 135 milioni di euro, ma la spesa definitiva è stata di 159 milioni di euro. I viaggiatori ora potranno così nuovamente recarsi da Zurigo a Lugano in meno di 2 ore. Sono 615 milioni di euro che la riprogrammazione del FESR Sicilia 2021-2027 destina a due nuove priorità, in linea con il regolamento comunitario STEP per sostenere investimenti in settori strategici. In sostanza, nuove tecnologie nel digitale e nell'energia pulita e sostenibile. Il governo regionale ha dato il via libera al documento che adesso dovrà essere approvato dalla Commissione europea entro 60 giorni. Con questa riprogrammazione, sottolinea il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, poniamo la nostra terra nelle condizioni di essere sempre più un polo produttivo all'avanguardia in settori chiave per il futuro dell'Europa e dell'Italia, con l'obiettivo comune di rendere autosufficiente il nostro continente in alcune filiere industriali di importanza strategica. Avvieremo a breve contatti con Confindustria Nazionale, aggiunge il Governatore, per avviare una sinergia focalizzata a sfruttare questa opportunità, valorizzando al massimo anche le realtà consolidate a livello regionale che hanno competenze e strutture anche finanziarie, adeguate a sostenere investimenti innovativi in questi ambiti produttivi. Pronti 40 milioni di euro per sostenere le imprese agricole siciliane colpite dalla siccità. La Giunta regionale ha dato il via libera alla proposta di declaratoria di calamità naturale che consente interventi urgenti in favore delle aziende che hanno subito danni, soprattutto per le colture di cereali, legumi e foraggio. Si tratta di 15 milioni di euro stanziati dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Altri 10 milioni previsti nella manovra finanziaria approvata all'ARS, mentre altri 15 milioni di euro di contributi in conto capitale saranno erogati attraverso l'avviso del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica e per l'Agricoltura, domanda attraverso l'apposito modulo entro il 30 settembre. Oltre ai contributi a sostegno delle imprese agricole, sono previsti anche interventi per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori. Diamo un aiuto economico importante agli agricoltori colpiti dalla grave emergenza idrica di quest'anno, un impegno che si concretizza grazie a un intervento congiunto dello Stato e della Regione. I carabinieri della stazione di Librino hanno segnalato all'autorità giudiziaria una 26enne catanese già nota alle forze dell'ordine per reati di maltrattamenti verso familiari e minacce gravi e lesioni. Le attività dell'arma hanno avuto inizio quando, a seguito di una richiesta di intervento, una pattuglia del comando stazione carabinieri di Librino veniva inviata presso il pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania, poiché era stata segnalata la presenza di una donna e di una bambina vittime di aggressione. I militari della stazione hanno subito preso contatto con il personale medico che li ha accompagnati da una donna 47enne di Catania, la quale, rassicurata dalla presenza dei carabinieri, ha immediatamente denunciato le violenze subite da parte della figlia 26enne. La donna in lacrime ha raccontato cosa le fosse successo il giorno precedente. Infatti ha raccontato che la sera prima la figlia, per futili motivi relativi a un rimprovero in modo estremamente violento, avrebbe aggredita con schiaffi e pugni, tentando addirittura di spingerla giù dalla finestra della cucina posta al quinto piano afferrandola per i fianchi. Momenti di panico che solo grazie all'intervento della figlia minore e una bambina di 10 anni non hanno avuto un epilogo più grave. La piccola però, nel difendere la madre, è stata a sua volta lievemente ferita. Per il gravissimo fatto di violenza domestica, l'autorità giudiziaria ha disposto nei confronti della ragazza il divieto di avvicinamento alle persone offese.
Verso le 22:30 circa, i carabinieri della compagnia di Paternò hanno ricevuto la segnalazione telefonica di una giovane che li avvertiva di una violenta lite tra i suoi familiari, in quel momento ancora in corso. Tempestivo è stato l'intervento dei carabinieri che, sin dal loro arrivo dinanzi a quell'abitazione nel centro cittadino biancavillese, hanno udito le grida del 26enne agli arresti domiciliari in quella stessa casa a seguito delle violenze in passato cagionate anche all'ex moglie, il quale inveiva contro tutti i familiari conviventi. Nell'immediatezza i carabinieri hanno tentato di calmare l'esagitato e comunque incurante della loro presenza, ha continuato a rivolgere ripetibili epiteti nei confronti dei genitori, minacciandoli anche di morte. I carabinieri si sono interposti a difesa dei poveri genitori e quindi hanno richiesto l'intervento del personale 118 per garantirgli le cure mediche del caso, poi assicurategli presso il pronto soccorso dell'ospedale di Biancheville, i cui medici hanno emesso una prognosi di 7 e 5 giorni rispettivamente per moglie e marito. In seguito i militari hanno raccolto il racconto della povera donna che a loro riferito come soltanto la sera precedente il figlio, tirandola per i capelli, le aveva sbattuto la testa su un muro, ciò fino all'intervento del marito e degli altri familiari che a malapena erano riusciti a bloccarlo e liberarla dalla presa. Festeggiare San Michele significa credere alla pace, anche se a livello internazionale la pace è fortemente così molto aggredita da questi venti, queste esperienze di guerra. La pace è una realtà che dobbiamo sapere custodire anche nei nostri luoghi, nei nostri spazi, anche nel nostro modo di pensare agli avvenimenti internazionali, verso cui non muoverci con rassegnazione, ma verso cui invece muovere la nostra fiducia, la nostra speranza nel bene che sappia veramente allontanare gli oltraggi del male, cominciando dai nostri luoghi, dai nostri spazi, creare spazi di amicizia, di pace, di serenità, spazi che valorizzino il bene. Sono momenti in cui il bene, facendosi spazio tra incomprensioni, conflitti, tensioni, egoismi, prepotenze, ecco, il bene che è fatto di amicizia, di sincerità, di pace, è ciò che ci permette a poter nella nostra vita avere fiducia di questa realtà che La festa di San Michele è sicuramente uno degli eventi più attesi qui nel quartiere, in quanto rappresenta proprio l'identità dello stesso quartiere. Noi dobbiamo pensare che appunto questa tradizione ci è stata trasmessa dai nostri padri. Allora l'obiettivo della congregazione, per quanto riguarda la festa di quest'anno, ma anche per le successive, sarà quello di valorizzare tutto ciò che appartiene appunto al patrimonio culturale, antropologico e spirituale. È ritornato all'anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea per la manifestazione Etnia Scena, polverizzando il record precedenti presenze, lo spettacolo dedicato a Freddie Mercury dal titolo Freddie, The Show Must Go On. Un ispirato Luca Villaggio ha ingannato la platea di 2000 appassionati con i più grandi successi dei Queen, mettendo in mostra le proprie doti vocali. Villaggio, in questo suo percorso artistico, è stato affiancato dalla band siciliana Miracle. Questa formazione, composta da Massimo Ricalza alla chitarra, Roberto Morales al basso, Salvo Ferrara alla tastiera e Marco M.D. D'Urso alla batteria, da tempo si fa notare a livello nazionale per la grande capacità di riproduzione e grandissima fedeltà d'atmosfera per il suono dei Queen. Le previsioni meteo per martedì 3 settembre di Globus Television. Martedì, pressione in leggero aumento sulla regione. Giornata con generali condizioni di bel tempo, cielo a tratti nuvoloso. Nel pomeriggio locali piogge sui settori più occidentali. Temperature massime in aumento fino a 35 gradi, minime stabili. Mari. Mar Ionio da quasi calmo a poco mosso. Mar Tirreno calmo. Stretto di Sicilia poco mosso.